Ovviamente voglio parlare pochi secondi prima che inizi la manifestazione, perché non voglio sottopormi alla voce di Fabio, che è già il nuovo sindaco di Venezia. Non è una televisione, ma è una paramafia, perché se no seguitemi un pochettino in là, perché volevo ringraziare, io non ho nessuna intenzione né oggi né avanti candidarmi con Movimento 5 Stelle, perché non è quello che mi interessa. Però sono 2 anni che grido che l'unica soluzione per il nostro paese è questo movimento, che finalmente vede forte in piazza anche dei ragazzini, di fronte ai quali io mi inchino umilmente e vi chiedo scusa, scusa per quello che voi vedete ogni giorno su internet, siti che devono essere chiusi, c'è la polizia postale che tu non conosci, ma se c'è un Paolini, grande rompiscatole, c'è una persona che da 20 anni lotta contro la pedofilia, parola che tu non devi giustamente questa conoscere, non è importante conoscerla, però è importante che tu abbia un futuro in cui ovviamente devi credere, che i colleghi un domani quando avrai dal campo, tu mi auguro dopo il shot avrai il Facebook, di avere la certezza che non ci sia nessuno che viola la tua sacralità, cosa che purtroppo è successa a me a 3 anni. Non ti dico cosa, però una persona, un prete, amico di famiglia mi ha tradito e quando uno perde la fiducia perde fatto. Quindi io vorrei ringraziare singolarmente tutti questi cittadini che sono venuti qua, quindi vi ringrazio di cuore di essere venuti qua, spero che da qui a qualche diciamo ora ci sia più gente, perché l'Italia e la gente, i cittadini hanno attenzione bimba a non farti male. Avrei gradito che cadesse meglio bene, non questa bambina. Allora sono 2 anni, Grillo ha avuto l'onore e la simpatia, recentemente ci siamo baciati e abbracciati, mi ha anche ringraziato pubblicamente perché da 2 anni io esprimo la mia solidarietà. Però io credo che sia importante anche a livello di comunicazione dire che il Movimento 5 Stelle non è Grillo, sono 120 neoeletti alla Camera e al Senato che devono loro cambiare, perché questo è quello che l'Italia vuole. Beppe Grillo è un uomo, un comico geniale, è un comico straordinario, sono 40 anni che fa politica e questa è una cosa che io voglio gridare, però io credo che Beppe, da persona geniale qual è, deve capire che quando verrà dopo, più tardi, qui a Venezia, deve parlare per 2 minuti. Per 5 minuti, perché il vero protagonista oggi è Fabio, ecco perché sto rubando adesso a voi l'attenzione per qualche minuto e poi tacerò, perché io che sono noto come discordatore, certo oggi non voglio sovrapporre a chi è lì per ovviamente festeggiare una vittoria, cioè, però io vado in mezzo qui alla piazza e porto avanti simbolicamente una performance affinché Fabio... Io non sono il Mago Telma, io oggi vi dico alle 20.30 che Fabio è già categoricamente il nuovo sindaco di Venezia, perché non mi interessa i voti che prenderà, è matematica, io sono sensitivo, sono l'ultimo alliero di Gustavo Roll, lo so, i più grandi lo conoscono, grandissimo amico di Fellini, io non sono qui per lanciare una previsione, io esigo che la gente voti un nuovo giovane, una persona che riporterà l'acqua potabile a Roma 2. Oggi io ho preso un treno da Roma Termini e sono venuto qui tutti schiacciati, l'ho preso oggi, poi non lo riprenderò più, ma in mezzo a voi ci sono pendolari che sono stanchi di prendere il treno ogni giorno da Roma schiacciati. Quindi in un minuto me ne vado, ma consentitemi, più volte di me in stile quotidiano non c'è da contare i treni. Dove lo fai con la mia idea? Simbolicamente, carissimo, proprio qua in mezzo alla piazza centrale, consentitemi proprio per il calore, proprio per la gioia che ho nell'essere in questa piazza con voi. Io voglio, un attimo signora, finisco subito la persona, io chiedo a qualcuno dove è Paoloni, Paoloni, allora, tu per un attimo l'amico, no, fino un secondo, leggi tu. Simbolicamente proprio per mettere nudo, ovviamente rimanendo in abiti consoni perché c'è la sacralità, solo perché ho caldo, ovviamente simbolicamente voglio fare una chi regge, me la reggi tu, grazie. Allora,
perché è giusto le cose farle. È finito, lo spoglierello è finito perché si deve rispettare la minorità, cosa che Facebook e la televisione non fa purtroppo. Perché basta che uno accende internet, e lo dico a te, quanti anni hai? Quanti? Non hai il profilo su Facebook. Ecco, mi raccomando, non aprirlo, perché se tu hai 3.000 amici, ma che te frega? Tu ti connetti a internet, che ti sei a un certo punto ti scrive Mario da Milano che dice che ha 12 anni, come fai a sapere che ha 12 anni? Dice ne ha qualcuno in più e sei una persona cattiva? Secondo me, visto che io spesso incontro tanti ragazzini che hanno Facebook, io gli dico chiudetelo, ma non si può avere Facebook a 12 anni, ma vogliamo scherzare. Allora io, per chiudere questa simbolica, chi è che può leggere? Dove sta il... Sì. Allora, sì, subito. Io devo... I vestiti che c'è là? Allora, signora, là? Io devo in mezzo proprio qui alla piazza, simbolicamente. Allora, questo rito si concluderà con la dispersione del sale grosso, in quanto, come ho detto prima, il nome di Fabio, già com'è Fabio? Fabio Cucci. Allora, io sono qui alle 20.30, prima dell'inizio. Ma io vedo un cagnolino. Ma come si chiama? Luna, ma io mi scuso! Guarda che io sono molto sensibile! No, Mi stavo scusando con te, con chi ti abbandona. Tu devi tagliare il mio fede, non la famiglia. Che cosa fai? Ho capito che sono strano, no? Non è che sono matto. Ora, io non so da me, sono male, posso? Concludere, proprio così fare in maniera calorosa, voglio lanciare il sociale grosso, anche dopo il cane, perché oggi, lo voglio dire qua, oggi, io te lo dico in maniera categorica, Fabio è il nuovo sindaco di Venezia, ora è prima ancora Allora io concludo la foto, e chi è che ha scattato la foto? Ma io devo stare dietro a lei, no. Lei davanti o dietro? Mio fede è cornuto. Allora, no, io spiego, innanzitutto il cornino non fa la scuola, qua non si fa fare la foto. Però io perché ce l'ho tanto con il mio fede? Non perché lo odio, perché io sono brutto, per quello che brutto che sono. Ma voi immaginate il mio fede nudo? Scusatemi, povera moglie, quindi il cornino è anche permesso. Allora, io ovviamente vorrei concludere andando a salutare un giro della piazza, perché io ho un caldo tremendo, un po' di acqua, fa qualcuno una bottiglietta di acqua? No, un po' di acqua, l'acqua, fare acqua, ci vuole l'acqua. Allora, mi porti l'acqua? Un po' di acqua, grazie. Acqua e sale. Acqua e sale? Intanto ringrazio anche tutti i ragazzi dello staff del movimento, ragazzi che in maniera volontaria aiutano che tutte le manifestazioni vadano ovviamente nel verso giusto, e soprattutto ringraziamo anche tutti i pubblici ufficiali, Fogliasi, Polizia Municipale, Carabinieri e Finanzieri, perché chi manifesta e chi attacca in maniera vigliacca, Fogliasi un poliziotto, un carabiniere, è un vigliacco. Ma ricominciamo a manifestare in maniera democratica senza compromettere chi tutela l'ordine pubblico. Allora, per concludere, io ho buttato questo sale grosso perché voglio che Fabio sia oggi il nuovo sindaco, devo ovviamente
condividere il sale con dell'acqua, e la signora mi dà dell'acqua? Sì. Lei? Allora, attenzione, dell'acqua pubblica. Cosa dico, ma è acqua fredda? Sì, è acqua da bere, è acqua. È calda questa, è calda. E che vuoi adesso? Oh no! Quindi, un'acqua. Ma non importa, il megafono è un dettaglio. Io sono un artista situazionista, mi ispiro a chi de bord, signor ho poco di acqua. E che è calda quest'acqua? Mi dia per la figo, scusa. Me la dia, ho caldo.